In Nuova ferita perde imbattibilità e primato contro Miramare alla ricerca di riscatto dopo la clamorosa sconfitta per 8-2 contro i Bachia. I giallo di casa, oggi maglia bianca, escono dal campo a testa alta, al di là dei due gol annullati, per questioni di millimetri, c'è il rammarico per un risultato che non rispecchia quanto si è visto in campo, considerando una clamorosa traversa colpita da cupi e un paio di ottimi interventi del portiere Gentili, i migliori in campo. Tra le fie di nuova ferita spicca la buona prova del 2002 Radici e di Francesco Baldinini. Garo subito vivace in avvio con il nuova feta, pericoloso già al terzo. La dici ruba palla un difensore e si invola gentili in uscita, respinge il tiro del giovane attaccante classe 2002. Due minuti dopo, pregeva l'iniziativa di Sulpizio, che supera Rinaldi e Raffelli in velocità. In diagonale trova il pronto intervento dell'attento Semprini. Dopo tre partite senza subire reti, l'estremo difensore ex Satermete raccoglie il primo pallone in fondo al sacco. Al nono è il compagno Ceccarone a intervenire su un cross innocco da destra, il rimbalzo il difensore locale che di testa inventa una parabola velenosa imprendibile per il portiere. I pari della Nova Fetta arriva al quindicesimo. Francesco Baldinini difende palla tra due difensori, girandosi lancia radici, che una volta intatenare di rigore viene toccato da Pivi. Per il diritto di gara si tratta di rigore. Dal dischetto Rinaldi supera Gentili e fissa il risultato sulla parità. Due minuti dopo, ancora lo scatenato Radici ruba palla al limite dell'area di rigore e calcia di potenza con il destro. Gentili vola e con la mano di richiamo si supera. Sul corner successivo, girati i test di Cupi, e ancora il portiere del Miramare si salva distinto. Continua ad attaccare la squadra di Fabri e recrimina al minuto 32, quando Cupi affonda sulla farsa e mette al centro un cross preciso al millimetro per Francesco Baldinini. L'attaccante, lasciato colpevolmente libero dalla difesa avversaria, segna di testa, ma Gentili Cesera non convalida, visto che il pallone più ad cross di Cupi era uscito dalla riga bianca. Il replay ci mostra tale testimonianza. Al 42, esimo oscura del Miramare con un calcio d'angolo da sinistra che trova e tocca al volo di Pivi sul secondo palo, Semprini sfoggia a sicurezza, bloccando la sfera. Ad inizio ripresa, il Miramare passa in vantaggio, gli sulla destra, appoggia Ciriaco che pennella in area di destra. Sul pizzo è bravo a prendere il tempo il difensore, e in finale di testa alla sinistra dell'incopevole Semprini. Pronta la reazione del Nova Feta, Pivi in acrobazia, svirgola e rinvio all'altezza del limite dell'area di rigore. Baldiri, da posizione di filata cerca la prodezza, incrociando di sinistro, palla che termina al lato di un nulla. Il Miramare si chiude a protezione della difesa ma rischia al minuto 73, su un tiro cross al volo di Cupi la palla è respinta dalla traversa, due minuti dopo ancora lo scatenato Cupi accelera sulla destra e pennella un cross perfetto per Francesco Baldinini che incorna di poco al lato. Nel finale, il Nuova Fertia prema la ricerca del 2-2, spinto anche dalla vivacità del nuovo entrato Morciano che spinge con costanza sulla sinistra. Proprio il numero 14, 87, mette al centro un pallone la sotterra, Bero di Tommaso Raffelli per Baldini, cui tiro viene corretto sotto porta da Cupi. Gettili fischia fuori il gioco che pare millimetrico annullando il 2-2. Il replay ci mostra la posizione di offside del terzino del Nuova Fertia. Finale ricco di emozioni. Sempini respinge il destro di Sulpizio dalla parte opposta, evitando il tris. Mentre al 92esimo, Morciano sulla sinistra e bravo a servire al centro Baldinini che guadagna una preziosa punizione dal limite. Fra Boni calcia, però, la sfera termina alta. Termina qui una gara che vede Nuova Fetta perdere il primato in favore del Real Miramare, ma soprattutto il pallone della nuova Serie A non porta bene ai campioni giallo -blu. Gentili se lo porterà con sé.